tutti, sono Sofia e bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare il book haul del mese di dicembre, ovvero tutti i libri che ho acquistato o che ho trovato o che ho preso in biblioteca, perché alcuni libri che ho preso in biblioteca. In questo video aggiungerò anche tutti i fumetti che ho comprato in fumetteria durante questo mese. Fatemi sapere per favore qua sotto nei commenti se volete un separato, un book haul separato fumetti e libri. Quindi bando alle ciance, ciance alle bande, iniziamo subito con i libri. Dunque, questo mese ho comprato ben due libri. Il primo che ho preso è stato The Amazing Adventures of Cavalier Clay di Michael Chabon. Questo è questo libro. Diciamo che mi sono innamorata, la copertina mi ha attirato, la spine che è bellissima mi ha attirato, e ho preso in mano questo librone e mi ha... La copertina me ne sono innamorata perché richiama un pochino i fumetti, è ambientato a New York, poi l'autore è un vincitore del premio Pulitzer, per cui mi sono ritrovata a leggere la trama e la trama mi ispira un sacco. Parla di questo immigrato che arriva a New York e il suo sogno è di scrivere fumetti. Per cui questa è la trama in breve, breve, brevissimo. Il libro è un mattoncino bello tosto, tra l'altro dentro è scritto anche abbastanza piccolo, non so quanto possiate vedere, ma è scritto anche abbastanza piccolo, per cui sarà un bel mattoncione da leggere, però sono molto curiosa di sapere che cosa ha in serbo questo romanzo. Tra l'altro la mia mamma l'ha letto, ha detto che è molto molto bello, per cui sono curiosa. E l'altro libro che ho recuperato e che tra l'altro sto correttamente leggendo è A Discovery of Witches, di Deborah Harkness, che tra l'altro vi ho già fatto anche vedere su questo canale. Questo è un romanzo che ha come protagonista una strega, questa ragazza, questa donna anzi, che viene da una famiglia di streghe, ma lei non vuole utilizzare la magia per raggiungere i suoi traguardi personali. Lei è una studiosa, una storica, studia la storia dell'alchimia, e quando durante una ricerca in biblioteca entra in contatto con questo libro, un libro magico, un libro in qualche modo incantato, e questo libro attirerà intorno a lei vampiri, demoni e altre streghe che vogliono assolutamente a tutti i costi questo libro. Lei entrerà in contatto con questo vampiro e i due iniziano questa avventura. Questa è una trilogia, sto leggendo il primo romanzo, mi sta abbastanza piacendo, sto andando avanti molto molto alla rilenta perché sto leggendo tantissime altre cose contemporaneamente, però sembra molto molto interessante. Passando a un libro che ho trovato per strada, perché a New York succede anche questo, si trovano un pila di libri per strada e tu puoi andare a guardare quello che ti ispira di più, e in questo caso ho trovato I New York di Dan Bina, e questo è un piccolo libricino, è una collection di appunto quest'autore di poesie su New York. Poi ho recuperato due libri che stavo cercando in biblioteca, uno l'ho ordinato, l'altro l'ho trovato al volo e sono molto curiosa di averlo trovato. Il primo, che è il romanzo che ho ordinato, è What Light di Jay Asher, che tra l'altro ha questa copertina magnifica che non so, ecco, così forse riuscite a vederle meglio. È un romanzo che in realtà contavo di leggere sotto le feste, in pratica, in teoria contavo di leggere sotto le feste, in pratica non sono riuscita a farlo, quindi non so se riuscirò a leggere questo romanzo, magari adesso lo leggerò, tanto comunque è un romanzo abbastanza breve, e tra l'altro non so neanche bene di che cosa parla, una storia d'amore ambientata sotto le feste, si pronuncia un romanzo molto cheesy, ma è di solito quello che voglio leggere sotto le feste, per cui sì. L'altro romanzo che invece ho trovato sugli scaffali è stato The Great American Whatever di Tim Federle, non lo so. Parla di questo ragazzo che vuole diventare uno screenwriter, e lui ha sempre, diciamo, scritto e registrato film con la sorella. Quando la sorella muore, lui si ritrova appunto a vivere questo buco, a dover appunto vivere con questo buco, con questa tragedia nella sua vita, e la storia d'amore con questo ragazzo conosciuto al college o qualcosa del genere lo aiuterà, diciamo, a venire fuori da questa... da questa tragedia, appunto. Più o meno questa è la trama, molto molto brevemente. Sono molto curiosa di leggere questo romanzo, è molto breve e scritto abbastanza grosso, per cui non dovrebbe essere una lettura lunga e difficile, ma I'm really looking forward to read this book. In biblioteca ho anche trovato un graphic novel che spero mi invoglierà a leggere il romanzo da cui è tratto, e sto parlando di
The Exile di Diana Gabaldon. Questo è il praticamente il graphic novel di Outlander, visto però dal punto di vista di Jamie, che è il protagonista maschile. Io ho seguito la prima stagione di Outlander, la seconda stagione sono rimasta indietro per qualche motivo e ho sempre voluto leggere il libro, tra l'altro lo possiedo in Italia in italiano, ma non ho mai avuto, non lo so, la voglia di iniziare a leggerlo, forse è la mole che un pochino spaventa, però magari leggere questo graphic novel dal punto di vista di lui e leggere un pochino quello che succede nei romanzi, che è leggermente differente da quello che succede nel telefilm, forse mi invoglierà a iniziare il romanzo, quindi l'ho preso così, speriamo che mi catapulti nel mondo della Gabaldon. I libri sono finiti, per vedere i fumetti che ho preso in fumetteria questo mese, molto brevemente, senza proprio dirvi le trame, così, una carrellata. Partiamo da quelli che ho preso, gli ultimi, che tra l'altro non è neanche tirato fuori dalla busta. Il primo è Hulk, questo però come protagonista Jennifer Walters, è appunto She-Hulk, però questo appunto è Hulk, quindi questo è il numero uno. Poi ho recuperato Trinity, il numero uno, che ha come protagonisti Wonder Woman, Superman e Batman. Dovevo prenderlo. Poi ho recuperato The Ultimates 2, che è la squadra capitanata da Miss Marvel. Poi ho recuperato il numero 8 di Civil War numero 2, questo dovrebbe essere l'ultimo volume se non sbaglio. Justice League vs Suicide Squad, il primo evento della DC Rebirth, in cui vede appunto queste due squadre combattersi. Ho recuperato il numero 1 e il numero 2. Poi ho Supergirl Being Super, questo è il numero 1 ed è una specie di collection, alla copertina rigida leggermente rispetto alle solite edizioni della DC. Poi ho recuperato The Mighty Captain Marvel numero 0, il primo numero uscirà a gennaio e questo appunto è ambientato dopo Civil War numero 2, per cui sono molto curiosa di sapere come si svilupperà questo personaggio. Poi ho recuperato Wonder Woman numero 12, Green Valley numero 3, che in quest'ultimo volume ha avuto un mega twist che non mi sarei mai aspettata e sono veramente eccitata di leggere il quarto volume. Poi ho preso The Circle numero 1, questa è una storia, diciamo che sembra un mix tra streghe, sembra streghe creato e disegnato da Tim Burton. Questo primo volume mi ha un attimo lasciato così, ma sono curiosa di sapere come andrà a continuarsi questa storia. Poi ho recuperato il numero 1 di Grounded, Guardian of the Galaxy, questo ha come protagonista la cosa, non so se continuerò questa serie, probabilmente andrò a vedere come sarà il secondo volume in fumetteria e vedremo se continuarlo o meno. Poi The Invisible Iron Man, questo è il numero 2, tra l'altro la copertina è fantastica e questa storia mi sta piacendo un sacco, per cui sono curiosa di sapere come continua la storia. Poi, visto che siamo sotto le feste, in tema di feste, ho recuperato Gwenpool Holiday Special Merry Mixed Up, con featuring Deadpool, Spider-Man, The Punisher e Red Skull. Poi ho recuperato, finalmente è uscito il numero 1 di Inhumans vs X-Men, questa copertina è epica, bellissima e non vedo l'ora di continuare questa serie. E ultimo ma non meno importante, Champions, il numero 3, e anche queste adoro le copertine e la storia sta prendendo una svolta epica. Quindi questi erano tutti i libri e i fumetti che ho recuperato nel mese di dicembre. Fatemi sapere qua sotto quali sono state le vostre entrate di dicembre. I regali di Natale valgono, per cui se avete ricevuto libri per Natale fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Fatemi sapere se avete letto o sentito parlare di qualcuno di questi libri o fumetti. Lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacio grande 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 e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!